Salve a tutti da Titan89, bentornati su Nier. Sono all'accampamento. Finalmente, ragazzi, dallo scorso video abbiamo abilitato i teletrasporti. Quindi vi consiglio. Vedete, trasporto adesso dovrebbe. Ah, perfetto, grandissimi. Vi consiglio di non fare come me, che ho fatto tante missioni secondarie, mi sono un attimo rotto le palle. No, aspettate di avere questi benedetti teletrasporti, quindi fate la missione principale finché non li beccate, poi dedicatevi alle missioni secondarie. Comunque, siamo qui dove ho trovato una missione, cioè in teoria c'è una missione. Membro di resistenza, qualcosa non va? Voi siete Yorha, vero? Non è che per caso qualche tempo fa mi sono ritrovata in una rissa con alcune biomacchine e ho avuto la peggio. Lo scontro ha danneggiato parte della mia memoria, il che è un bel problema, come potete immaginare. Per esempio queste fotografie, non so dove siano state scattate né cosa siano, so solo che sono importanti. O è un deserto con delle palme di una park, credo la cascata qui vicino. So che avete molto da fare, ma se aveste un po' di tempo per aiutarmi ve ne sarei molto grata. Grazie mille. Se trovate il luogo mostrato in una di queste fotografie, inviatemi le coordinate. Spero che in questo modo riuscirò a recuperare la memoria. Se troviamo qualcosa te lo faremo sapere. Missione fotografia accettata. Andiamo un attimo a vedercela. Missioni attive, eccola qua. Una ragazza che vive nell'accampamento della resistenza afferma di aver perso la memoria nel corso di una battaglia combattuta 6 tempo fa e non riesce a ricordare gli eventi che ruotano attorno ad alcune immagini in suo possesso. Trova i luoghi rappresentati nelle 3 immagini sbiadite. Vediamo se la mappa ci aiuta di già, ma penso di sì, Vediamo, no? Ok. Una è la Luna Park, una è qua che non so come ci si arrivi francamente, e sotto sopra sembra media. E una nel deserto dove pensavo, no? Qui? E beh, sì, era desertico. Ok, qua che cosa c'era, scusatemi? Addirittura, punti di domanda. Ragazzi, abbiamo l'imbarazzo della scelta, che veramente c'è troppa roba. E qua che cosa c'è? Un altro punto. Giusto per curiosità, vediamo se si può andare da qualche parte là. Dov'è che si andava? Negozio, non mi interessa. These places look familiar. One looks like the amusement park. One looks like Ah, ok, sta parlando delle fotografie. One looks like the forest. Let's keep our eyes open next time we're in any of those areas. Ok, no, voglio semplicemente vedere che cosa si è attivato da questa parte, perché adesso ce l'abbiamo sbloccato. No, tu no. Quindi qualcuno qua sotto. Ottieni 100G. Eccolo. Non so cosa fare, chiedi cosa succede. E magari posso aiutarti. Tu vieni dal bunker, giusto? Beh, ho dei pacchetti da consegnare, ma non riesco a portarli fuori dal magazzino. E dovevo occuparsi con un mio superiore, ma ora tocca a me. C'è così tanta roba che non riesco a spostarla. Me la farà pagare cara. Devo portare fuori quei pacchi. Potresti recuperarmi quelle merci? Va bene. Evviva, grazie tante. Missione problema di ordine accettata. Ah, subito? Così? Ma scherziamo? Aspetta. Oddio. Vabbè, sì, uno lo... No, non mi aspettavo una missione così, francamente. Non posso saltare, no? Peccato. Vabbè, non so se questo era necessario, però. Aspetta. E balsamo abilità. E fatemi capire un attimo. Ma lateralmente posso? No. Allora, solo davanti posso farlo. Sì. Ora vediamo, ragazzi. Se io spingo questo in avanti tutta. Mamma mia. E poi dovremmo spingere quello che stavo spingendo in avanti verso il basso. Quindi il centrale, possiamo dire, verso il basso. E poi dobbiamo aver già fatto.
Ah, forse non serve nemmeno, guardate, perché c'è lo spiraglio, vediamo. Aspetta. Tu via dalle palle. Mi sa che ci dobbiamo lasciare un pertugio per andarcene. Credo che sia questo. Vediamo se basta questa. Ok. Pacchetto. Problema di ordine. Leggiamocela un attimo, sta cazzo. E missioni attive, eccola. Commissione membro dell'esistenza, recupera il pacchetto del magazzino disordinato. Fatto, consegna il pacchetto al committente. Va bene. Vabbè, non era molto complicato. Un attimo. Uscire per consegnare gli articoli ai clienti. Sì. Cioè, alla fine ho preso tutto. Cioè, due cose erano. Ok, a chi devo consegnarla? A te? Hai trovato tutto? Mi hai fatto un favore enorme. Dovete riorganizzare quel magazzino. Ci si entra a stento. C'è bisogno di un po' di pulizia. Lo so, ne parlerò con il mio superiore. Ecco qualcosa per il disturbo. Chip raggio schivante, più 3, blocco rugginito, balsamo abilità, recupero M, 3000G, 350G. Problema di ordine completata. Ragazzi, detto fatto. No, stiamo salendo, sali. Fammi dare uno sguardo un attimo alle missioni e le cose che possiamo fare qui vicino. Potremmo andare, adesso che ci sono le cose veloci, qui. Quindi, vediamo, vabbè ragazzi, io faccio un attimo un piccolo taglio e vediamo dove mi teletrasporto, adesso che i teletrasporti sono un po' più carini e coccolosi, quindi a tra poco. Siamo arrivati qua ragazzi, rovine della città fabbrica, sopra c'è questo indicatore, diciamo, personalizzato. E niente, andiamo a vedere di che cosa si tratta, perché è una missione che volevo fare. Credo che bisogna salire qua sopra perché ho visto un tizio volare accanto a questa base. No, non base, accanto a questo ponticello. Eccolo, è lui. Vediamo se riusciamo. Sì, ma devo sparargli? No, sì, è missione, no. Vabbè. Ripasserà. Solo la velocità ci dirà se mi puoi battere. Missione. No, ho sbagliato. Ma credo che forse è immortale. Dobbiamo fare rotondo appena passa. Vai, fermo. La vita è un attimo fuggevole. Dobbiamo volarvi attraverso come frecce e non perdere mai la direzione. Ok. Vediamo chi di noi è più veloce. Credi in te e ok. Ok, vabbè ragazzi, vediamo un po' di che cosa si tratta. Tasso della velocità accettata. Ok ragazzi, pronti per il primo campionato Velox, quindi. Il traguardo è laggiù. Dove? Benissimo. Sì, ma se io volo, cioè se tu voli, io contro di te e tu contro di me, nessuna regola. Ah, c'è quello lì sopra, quello lì. Boh, vediamo. Ah, credo di dover accumulare un po' di vantaggio, eh. Corri di più, corri di più, bravissima. Ci serve un po' di vantaggio, ragazzi. Ah, non penso ce la farò. Vediamo. Mi sa che lui sta già avanti. Ok. Dai. Grandissimo. E va a vincere, biomacchina ad alta velocità, dimmi tutto, pezzente. Caspita, sei veloce, ma non veloce. Non so se mi spiego, eh? No. Non vedo l'ora di mettere di nuovo alla prova le tue abilità e la prossima volta la sfida sarà ancora più difficile. Aspetta, fatemi l'emissione. Come si chiama sta cacata qua? Asso della velocità, una biomacchina tra le rovine pazza che ha proposto una gara. Taglia il traguardo per primo. Hai vinto la gara, ma la biomacchina non ha ancora finito con te. Vediamo. Non vale perché tu comunque voli, eh. E mi metti degli ostacoli. Ciao, vuoi sfidarmi di nuovo? Evviva, appena ti ho visto ho subito capito che non sai resistere al brivido della caccia. E la prossima gara farà fremere le nostre anime di godimento. Ottima decisione. Beh. Pronti per il secondo campionato Velox. Ma questa la vedo brutta. Ah, eccolo. E qua come si fa? Che infame. Gareggia verso il domani. Oh, sì, ma che infamata è. Non ce la farò mai. Ah, io ci provo, ma come faccio? Certo che sei un ladro, però, eh.
Praticamente si è messo tutti gli ostacoli per lui. E ho già perso. Ho già perso. Che, non lo so. Chi ha vinto? Ma dai, mi prendi in giro. So che puoi farcela, lo so, ora va là fuori e metticela tutta. Ragazzi, ma di pochissimo. Fatemi vedere se c'è un percorso migliore. Un attimino. E se andassi da qua sotto? E se andassi... Cioè, se invece andassi a destra, scendessi anch'io a sinistra? Fammi un attimo vedere. Riusciamo a risalire velocemente? No. No, ragazzi, non penso. Cioè, così non mi viene proprio... No. È inutile. E niente, allora, io mi faccio un attimo qualche altra gara perché è simpatica come situazione. Me la studio un attimo, penso... Vabbè, ragazzi, non ce l'ho fatta di un soffio. Quindi secondo me si può fare. Niente, ci vediamo appena la finisco. Niente ragazzi, per ora ci rinuncio e sono giunto qua ragazzi, qua l'asso della velocità per ora no, non ho gli hub decenti, gli hub sarebbero, credo si chiamano hub, aspettate un attimo, chip inseribili, vabbè, personalizza in supporto o solamente velocità di movimento, questa del 4%, un po' bassina ragazzi, quindi no, non ce la facciamo per ora, sicuramente secondo me basterebbe, secondo me dovrebbe bastare il 10% per farcela giusto giusto. Col 15-20, se esiste, non lo so ancora. E penso ce la facciate in scioltezza. Comunque sono giunto qua perché qua c'è una missione, vediamo che cos'è. Ehi, tu sei un'unità Yorha, vero? So che è una richiesta improvvisa, ma potresti aiutarmi? Sarebbe una specie di emergenza. A quanto pare, alcune biomacchine hanno rubato dei chip inseribili contenenti dati secretati. Se si rendono conto di cosa hanno per le mani, saremo in guai seri. Devi aiutarmi a recuperarli. Grazie, in tutto devo rintracciare 3 chip inseribili. Ti faccio vedere i codici dei segnali, così ti sarà più facile trovarli. Sono tutti da qualche parte in città, quindi spero che non ci vorrà molto. Recupera le informazioni confidenziali, missione accettata. Sarebbe quale missione... O quante siamo? Indagine sulle comunicazioni. Ah, questa mi è arrivata prima mentre parlavamo. Non so se ve l'ho fatta vedere. Siamo usciti dalla base e si è attivata sta missione. Non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere. Il comando riferisce l'interruzione dei contatti con alcuni punti di accesso. Asso delle velocità, vabbè, questa la fermo in fotografie. Recupera le informazioni confidenziali. Aiuta il membro della resistenza a recuperare il chip inseribile. Vabbè. C'è un po' di roba, si sta accumulando un po' di roba sto gioco. No, a sua velocità col cavolo. Qua che cosa c'è? Rovine. Indagine sulla... Ah, ok. Ok, qua non si può andare quindi. Non più. Qui invece che c'è? Robo dojo, cintura marrone. La faremo più in là magari perché stiamo facendo sempre quella. Ah, di vicino. Io direi di andare qua. Signal code detected for missing plug-in chip. Marking approximate location on map. No, non voglio andare da te. Cosa ha indicato sulla mappa? Che cosa? Ah. Vabbè, a questo punto mi diventi te la cosa più vicina. Andiamo qui. Dov'è che sta lì in questo edificio forse? Vediamo. Allora, no, non sta in questo. No, perché sono caduto. Ehi. Per andare di fretta vado ancora più lento. Allora, eccolo. Non mi dica che questa scatola qua. No, infatti. Che è sta roba? Ehi. Cos'è sta cosa? Aspetta. Abilità, programma pod. No, il martello non mi è piaciuto. Francamente non mi è piaciuto. Comunque quei dischi rotanti fighissimi. E muori. Sì, ok. No, come faccio adesso? Ehi, chi è che sta sparando? Ah, ci inseguono. Beh, vabbè, allora ok. Ok, basta che non ci insegue il cinghialozzo che l'ho visto di là. Abbastanza tenace. Aspetta un attimo, Ecco.
Bello forte questo. Vabbè, livello 22 in teoria dovrebbe esserlo. Cioè dovrebbe essere forte. Senti, ammazziamo gli amichetti se possibile. Vabbè, quello che becco becco. E se la smettete di vivere. Nuovo livello 16, che bello. Tizio, non è il momento di morire adesso? Ancora? Oggetti ottenuti, chip inseribile. Ok. Ah, deve ancora attendere? Che succede? Ehi. Vabbè, sono sopravvissuti un po' dei tuoi soldati, figli, quello che è. Sì, recuperiamo un po' di tutto perché tutto fa brodo. Di che cosa c'è, scusatemi? Che cosa c'è? Ah, ok, altri chip. Vabbè, ragazzi, sta missione è veramente vicina, quindi cioè, facciamocela. Mi dispiace aver perso la gara di velocità, ma... Cioè, è un po' come dire questa missione qua, ve la faccio vedere. Qual era? Dov'è il deserto? Oddio. Luna Park, il deserto... Eccolo. È un po' come dire questa missione della ricerca di Jackass. Sì, la potrei fare anche adesso, ma con quanti tentativi? Troppi. Aspettiamo un po', diventiamo un po' più pratici. Abbiamo un po' di hub, cioè quei chip decenti, e la facciamo con tranquillità. E perché devo soffrire? Ok. Qua che cosa c'è? Credo che ci sono altri nemici come quelli di prima. Diciamo che sono sempre colorati. Alert. Signal code detected for missing plug-in chip. It is likely in the possession of a machine life form. Ma una qualsiasi... Ecco, perché l'hanno disconnesso? Mamma mia. Senti, muori un attimo. Muori un attimo. Mamma mia. Quanta... chi sei? E chi sei? Cazzo. Sono tenaci. Si può dire niente. Ehi. Senti, ne manca solamente uno. E muori. Dammi il chip. Eccolo, Robo Dojo, cintura marrone 3-1. Ah, ormai il Robo Dojo potremmo andare. Fatemi un attimo. Chi c'è altro? Sento. Mi sa che è sceso? Ma dai. Vabbè, infatti sentivo delle piedate. Chip inseribile. Requested plug-in chip obtained. Alert. The specifications of this plug-in chip are unusual. Oh. This chip is a model used exclusively by Yorha units. There is no reason for a non-Yorha android to possess it. A Yorha only chip? Scusatemi se vedo un'altra missione. Dove? Ah, Robo Dojo, eccola. Cintura, lega di memoria 1. Ah, potremmo farci Robo Dojo. Cioè, intanto ho iniziato questa missione estica. Ce la finiamo. Fatemi vedere. Recupera le informazioni confidenziali. Alza la velocità. Ah, vabbè, ma stai sulla strada. Carissimo. Altra cosa, per esempio, questo Robo Dojo io me lo potrei lasciare per un altro po' di tempo. Perché non dico che è forte, però potrebbe essere forte. Già l'altra volta era a livello 30. Ok. Ogni tanto non riesco a salire, eh. Comunque, ciao. Hai gli oggetti che mi servono? Sì. Ehi, ho quel rottame che mi avevi chiesto. Ah, eccellente, ora padre servo potrà modificarsi e tornare come nuovo. Al tuo ritorno sarò più forte che mai. Cavo reciso, difesa mischia, recupero, chip difesa fisica, 3000 G, 1150 esperienza, bella, bellina. E... quanta impazienza, non vi dirò di assistere all'evoluzione padre servo, eh. Ah, non posso tornare adesso? Vabbè. E con tutte le missioni che mi si sono attivate, ormai mentre cammino trovo sempre qualcosa. Vabbè, a questo punto finiamo comunque sti chip. Sta cippa. Dobbiamo andare qui. Peccato che... Ora, non so se c'è qualche chip inseribile che ci dice la distanza delle missioni, però un peccato che non ci sia. Cioè, beh, se non c'è è un peccato che non ci sia. Se c'è e non ce l'ho io è un peccato che io non ce l'abbia. Ehi, salve. Recupera. Ma non c'è più prega a recuperare. Ah no, perché giustamente la LAN si è tolto internet. Si sa perché. Allora, e lì davanti. Quindi ragazzi, di questa missione che stiamo facendo,
E è un peccato che io non veda il nome della missione ogni volta, me la devo ricordare io. E in pratica colui che ce l'ha commissionata aveva dei chip che sono stati persi, cioè li ha persi, se li sono presi delle, queste macchine, insomma. Però era strano che li avesse. Non so se mi sono spiegato. Ok, ce l'aveva lui, li ha persi, ma è strano che avesse quei determinati chip. È quello che ci stanno dicendo. No, ma che cavolo. E eccoli. Cinghiale, non mi stai seguendo, no? Non ho fatto niente. Aspetta, aspetta. No, i cinghiali se sono andati, sono usavo i cinghiali. Fatemi un attimo ragionare. Ok. Siete senza scudo? Sì. Oh, perfetto. Penso di aver già fatto. No, ce ne sono altri all'interno. Vabbè, recuperiamo anche te. Ciao. Mi tocca sempre smembrarli questi. Fatevi un attimo smembrare. Dai. Mamma mia, che dolore. Dai. Oh, sono belli coriaci. Abbiamo finito? Oggetti ottenuti, chip inseribile. Vediamo se l'analisi. Incoming message from command. Quindi. All units, be on the lookout for a missing Yorha in the city ruins. This unit was in possession of several plug-in chips that contain classified information. I need you to seek out whatever intel you can regarding their current whereabouts and status. Roger. Chips with classified data, is it? Ok, cosa sta diventando questa missione? Una missione nella missione. Recupera tutte le informazioni credenziali, consegna chip inseribili alla resistenza. Non a lui, credo. Allora, una mappa. In pratica c'è qualcosa qua a sinistra, eccolo, lo vedo. Allora ragazzi, ci vediamo un attimo. Anzi, scusate se riapro sempre la mappa, dovete perdonarmi. Allora, questa che cos'è? Recupera informazioni confidenziali. Asso della velocità. Dov'è la resistenza? Viaggio di Pascal. Ragazzi, da quando è tutto blu non riesco più a capire dove sono. Fabbrica ingresso. Accampamento resistenza. Eh no, è da questa parte, ragazzi. Quindi sempre a lui dobbiamo darle. Mi sa che forse ci andiamo un attimo a parlare con le buone. Che bello quelle Golia. Mi sa che è quello che abbiamo affrontato ultimamente. Che figata. Bello che rimanga e deturpi il paesaggio. Una bella scelta. Qui là, ragazzi, la gente mi dice che la grafica di questo Nier è brutta. Francamente sarà brutta quello che volete, ma cioè, è giocabile. Cioè, a me piace. Comunque, ciao. Grazie, mi hai salvato la vita. Ora prenderò quei chip. Rifiuta. Perché non vuoi darmeli? Non avrai dei sospetti su di me per caso? Avanti, mi servono quei chip. Rifiuta. Prima di darti chip, una domanda da farti. Se hai qualcosa di un'unità Yorha scomparsa in questa zona? No. Davvero? Vabbè, lasciamo perdere i chip. Ci si vede. Cosa vuoi darmi i chip? Ragazzi, che devo fare? Consegna. So che non è molto, ma vorrei ringraziarti dandoti questo. Balsamo abilità. Piastra ammaccata, credo. Dado schiacciato, recupero, rilascio denaro, 5000 G, 800 esperienza. Ricompense per la missione. Hai ottenuto un programma per pod A140 gravità. Meno male che posso fidarmi di te. La prossima volta che ci vedremo ti presenterò alla mia famiglia. Hai fatto rapporto sul recupero delle informazioni confidenziali. Quindi? L'ho completata? Dopo la consegna dei chip inseribili, il membro della resistenza sembra felice promettendo di presentarti alla sua famiglia la prossima volta che vi incontrerete. Dipende che famiglia c'ha. Abilità. Abbiamo... Non so se ci ha dato qualcosa. Ah, eccola. Emetto un raggio che risucchia tutti i nemici nelle vicinanze. Vediamo com'è.
Bello. Simpatico, simpatico. E a questo punto... No, 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 assoluta velocità col cavolo. Vediamo cosa potremmo fare. Cosa potremmo fare. Scusate un attimo. Missioni. No, vabbè, ragazzi, anche se finisce un po' presto, facciamo così. Finiamo il video adesso, la prossima volta ricominciamo e facciamo qualche altra cosetta simpatica. Quindi niente, ci vediamo alla prossima. Un saluto da Titan89.